Qual è stato il ruolo del Consiglio Comunale e della Commissione nel determinare questo mese in cui verranno fatte tutte queste iniziative importanti per i diritti sia dei bambini che della parità di genere? Allora, noi come Quinta Commissione intanto porto il saluto e sono la vicepresidente del presidente della Quinta Commissione, che è il presidente Davide Strano, che oggi non è riuscito ad essere presente. Noi come Quinta Commissione, appunto, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Servizi Sociali, siamo proprio la commissione che tratta annualmente proprio i diritti e studia quelli che sono gli argomenti di questo mese che stiamo istituendo. Noi abbiamo portato in commissione quelli che sono i bisogni dei minori, delle scuole, abbiamo incontrato in questo anno di amministrazione, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare le preside, di conoscerle e di capire quali sono le esigenze dei minori, ma come delle donne, di tutte le componenti che compongono appunto la nostra società. Noi abbiamo collaborato con l'assessore Virgilito affinché questa cosa sia stata possibile, e volevo ringraziare a questo proposito sia le associazioni, il terzo settore, che sono state fondamentali in tutto ciò, ma soprattutto l'assessore Virgilito, che ha visto oltre, ha visto quella che è l'opportunità e la grande risorsa che c'è nelle associazioni e nel volontariato a Mister Bianco. Infatti abbiamo raccolto proprio la loro collaborazione, il loro entusiasmo, e oggi tutto questo, il mese delle pari opportunità dell'infanzia, è reso possibile anche e soprattutto grazie a loro.